Terza parte di psiche e dintorni, stiamo parlando di disturbi del comportamento alimentare, cerchiamo di riassumere quali sono i segnali psicologici e i trattamenti da adottare di fronte a, appunto, ai problemi dell'anoressia e della bulimia. Sì, ribadiamo un po' ancora una volta quelli che sono i segnali che possono indurci a cominciare a sospettare dei disturbi del comportamento alimentare. Abbiamo detto, lo risottolineiamo, in genere si presenta con forme di ansia abbastanza diffusa, con irritabilità, con disturbi del sonno, ad esempio, comincia ad alterarsi anche il ritmo sonno-veglia e a volte anche con forme di depressione. Ora, naturalmente tutti questi elementi che ho appena citato spesso vengono confusi con quei disturbi classici, un po' quasi naturali dell'adolescenza. Poi se aggiungiamo però altri elementi come quello della, ad esempio, la riduzione dei rapporti interpersonali, quindi c'è un ritiro sociale, il soggetto appunto che è affetto da questi disturbi di comportamento alimentare comincia a ridurre le uscite, comincia a ridurre le frequentazioni con gli amici, eccetera, no? Fino a che si arriva nelle fasi poi avanzate anche alla riduzione delle capacità mentali, perché poi ovviamente queste forme, quando diventano estreme, di disturbi alimentari, producono anche un effetto fisico, quindi diciamo, cominciano a ridursi anche le capacità mentali, le capacità, diciamo, il cervello comincia ad avere anche difficoltà a funzionare bene. Questi sono tutti segnali che dovrebbero indurre i genitori, chi sta vicino a queste persone, a porsi il problema e a trovare soluzioni. Le soluzioni, le ribadiamo ancora una volta, sono nei casi, come abbiamo detto, di disturbi estremi come l'anoressia nervosa o la bulimia nervosa. Ma nei casi estremi ovviamente il primo trattamento è di natura ospedaliera, perché questi soggetti, specialmente nei casi delle anoressiche, che dimagriscono così tanto, hanno bisogno appunto di ricovero ospedaliero, a volte anche per tentare un'alimentazione forzata. E quindi questo è il primo trattamento. Naturalmente c'è anche un trattamento in questi casi, ma anche in casi meno, diciamo, estremi, di trattamenti farmacologici e anche specificatamente psicofarmacologici. Quindi questa è un'altra. E poi ci sono le terapie, le psicoterapie, che possono essere diciamo, con tecniche diverse. Si può utilizzare la comportamentale, la cognitivo-comportamentale, si può utilizzare una terapia individuale, ma si può utilizzare la terapia familiare, che è quella che abbiamo detto più volte, spesso è la terapia elettiva, cioè la terapia, diciamo, più efficace. Alcune volte, risottolineo ancora una volta, utilizziamo la terapia individuale laddove riteniamo che va sostenuto l'io, che va praticamente rafforzato l'io del soggetto e che soprattutto va aumentata l'autostima e aiutare l'individuo poi come dire, a non avere quest'idea di fallimento della propria vita. Quindi quando ci sono questi elementi, qualche volta scegliamo la strada della terapia individuale, ammesso che chi soffre di disturbi del comportamento alimentare sia disponibile a venire in terapia. Ricordiamo sempre che una delle caratteristiche di questi soggetti è proprio la negazione del disturbo e quindi la negazione del fatto che hanno bisogno di aiuto. In conseguenza di ciò, quali possono essere le terapie preventive o quanto può essere utile la prevenzione? Sì, noi lamentavo prima in qualche maniera l'assenza di servizi specifici che riguardano l'adolescenza e che riguarda questo mondo, perché è un mondo un po' particolare dei disturbi del comportamento alimentare, che devo anche dire non si ferma esclusivamente all'anoressia nervosa o alla bulimia nervosa, ma a volte ci sono tutta una serie di disturbi del comportamento alimentare che, pur non rientrando in queste categorie, che sono a volte anche gravi, rientrano per esempio in quella che noi chiamiamo l'alimentazione incontrollata. Quindi questi adolescenti o bambini che mangiano ad esempio eccessivamente, quindi ci ritroviamo di fronte a soggetti obesi, la cui obesità nasce ovviamente da un cattivo rapporto che si ha col cibo. E vabbè, molto spesso anche dal fatto di un'attività
fisica quasi inesistente, ma questo cattivo rapporto col cibo, quindi parliamo di un disturbo nel rapporto col cibo, sempre su base, questo dobbiamo sempre ripeterlo, su base emotivo-affettiva, perché spesso questa alimentazione incontrollata nasce proprio da quasi dal, come dire, dal riempire un vuoto. Riempiamo lo stomaco, lo sentiamo vuoto, un po' come avviene per il bambino neonato, che appena lo stomaco vuoto piange perché deve riempirlo, appena lo riempie si acquieta. Beh, questo a volte avviene in questi soggetti che mangiano, appunto, che hanno questa alimentazione incontrollata. Quindi dobbiamo tenere conto anche di questi di questo aspetto. Quando noi parliamo di prevenzione, dicevo prima l'assenza di servizi specifici, questo è vero, però un'attività vera e di prevenzione si può fare, lavorando allora fondamentalmente su due direzioni, una lavorando con i genitori, e questo lo si può fare ad esempio nelle scuole, attraverso le scuole riuscire a lavorare con i genitori per aiutarli intanto a capire i figli, ma soprattutto a capire il giusto approccio con l'alimentazione e ovviamente anche il giusto approccio emotivo con i figli. Quindi già se noi riusciamo attraverso l'attività con i genitori a creare situazioni dove non avvengono quelle dinamiche di cui abbiamo finora parlato, che producono i disturbi del comportamento alimentare, e poi lavorando con l'altra direzione, lavorando con i bambini, aiutandoli intanto ovviamente a fare un'alimentazione corretta, ma anche aiutandoli a capire il senso e il significato del cibo, quindi il rapporto di instaurare un rapporto corretto con il cibo. È un'attività purtroppo che non viene fatta, un po' perché le scuole ormai sono diventate un po' molto burocratizzate, non si fa molta attenzione a questi aspetti, però insomma questo sarebbe veramente un grande passo in avanti se le scuole si prendessero carico anche di queste attività. Prima lei ha parlato di alimentazione incontrollata, che cosa si intende? Beh, si intende intanto, noi quando ci alimentiamo non dimentichiamo, vabbè, abbiamo detto che ci sono tantissimi significati dietro il cibo, abbiamo parlato di significati psicologici, di significati sociali, relazionali, ma non dimentichiamo che l'alimentazione è fondamentalmente serve per nutrimento. E il nutrimento deve essere fatto in maniera corretta, cioè nel senso che l'alimentazione deve essere proporzionata, no, a quello che consumiamo, deve essere proporzionata a quello che ci serve. Non dimentichiamo, l'alimentazione è, come dire, serve per accumulare energia, per fare funzionare il corpo, ma ovviamente dobbiamo accumulare l'energia che ci è necessaria, non dobbiamo accumulare energia in surplus. Quindi alimentarsi correttamente vuol dire anche questo, vuol dire instaurare un rapporto col cibo legato al bisogno che abbiamo di nutrimento e non legato invece a coprire altre manchevolezze di natura affettiva, di natura, possiamo dire, di fame e di amore, sostituire l'amore con il cibo, insomma. Quindi si intende questo, insomma. È possibile guarire definitivamente da una di queste patologie? Sì, assolutamente sì, perché poi nel momento in cui noi cambiamo le dinamiche familiari o cambiamo le dinamiche individuali, il problema si risolve, no? Come prognosi, diciamo, possono essere favorevoli, ovviamente poi ci sono i casi estremi, lì diventa insomma molto complicato, però in linea generale i disturbi del comportamento alimentare, se trattati bene, si possono risolvere. Ovviamente ci vuole un po' la disponibilità ad affrontare il problema, soprattutto da parte delle famiglie, perché noi non dimentichiamo mai che è sempre molto difficile accettare una patologia all'interno di una famiglia e accettare di essere aiutati. Quindi però quello che mi sento di dire è che assolutamente questi problemi si possono risolvere. In alcuni casi nell'adolescenza veramente bisogna intervenire in maniera diciamo abbastanza tempestiva per evitare che poi le patologie si complicano. Eventuali ricadute ci potrebbero essere, oppure una volta guariti lo si è totalmente? Ma questo dipende, se si fa un lavoro profondo è difficile che ci siano le cadute, perché se si fa un lavoro profondo c'è un cambiamento dell'individuo, cioè cessa il bisogno di avere il cibo come sostituto di altro, insomma, quindi
È molto difficile che nel momento in cui una persona risolve il problema dei disturbi alimentari poi ne ricada, insomma. Quindi si parlava prima che molto spesso chi è colpito da anoressia o bulimia non parla spesso di questo. E, quindi avere una maggiore sensibilizzazione nelle scuole, nel far sapere anche in maniera inconsapevole a chi ne soffre, di rivolgersi ai consultori, di rivolgersi agli operatori del settore, sicuramente è un punto di arrivo, oltre che di incontro, nel riuscire a sconfiggere, tra virgolette, sia l'anoressia che la bulimia. Quindi l'ascolto è una comunicazione efficace, ecco. Sì, ma non c'è dubbio. Intanto bisogna dare informazione dei servizi che ci sono, pochi ma ci sono, i consultori esistono, nei consultori in genere c'è questa competenza, perché i consultori si occupano di adolescenza e quindi si occupano anche di, sia io che i miei colleghi ci occupiamo quasi quotidianamente di questi problemi. E quindi intanto fornire l'informazione alle famiglie che esistono questi servizi. E poi fare riflettere i bambini, i ragazzi sul cibo, sul significato che ha nella nostra vita, questo può essere anche un atto di prevenzione. Io ho fatto per anni, ho lavorato con l'Università di Perugia, con il Centro Sperimentale di Educazione alla Salute, abbiamo fatto progetti di educazione alimentare nelle scuole e abbiamo ottenuto dei risultati pure importanti, ma risultati che abbiamo verificato poi col confronto delle statistiche di ricerca. Quindi non c'è dubbio che un'attività di prevenzione alla scuola si può fare attraverso l'educazione alimentare, educare i bambini ad esempio a mangiare bene, non solo insegnargli anche un'altra cosa, insegnargli quello che dicevo prima, che il cibo è anche piacere. Quindi insegnargli il gusto, insegnargli anche che il cibo può essere anche una parte gioiosa della vita. Quindi anche qua la scuola gioca un ruolo importante, dovrebbe giocare un ruolo importante proprio perché entra a contatto con i bambini, comunque con gli adolescenti, ed è importante appunto insegnare loro come alimentarsi, oltre che le materie scolastiche classiche. Sì, ma noi tiriamo in ballo sempre la scuola, ma non perché vogliamo gravarla continuamente di tutti i problemi del mondo, ma per una ragione molto semplice, perché quello è il luogo dove noi possiamo raggiungere facilmente i bambini e i ragazzi. Quello è il luogo dove i bambini e i ragazzi stanno tantissime ore. Quindi noi tiriamo in ballo sempre la scuola. La scuola ha grande responsabilità proprio per questo motivo. È vero che non la vogliamo caricare di tutti i pesi del mondo, però è pure vero che la scuola deve assumersi quello che è il suo compito vero, che non è solo quello di costruire ingegneri, geometri, medici, eccetera, ma che deve costruire persone. Quindi deve aiutare i bambini e i ragazzi a crescere e a formarsi anche come persone. Quindi la scuola non può prescindere da questo ruolo. Invece abbiamo assistito negli ultimi anni la scuola in qualche maniera ha perso questo ruolo e chiede solo efficienza, chiede solo didattica e quindi di conseguenza si occupa molto poco di quelli che sono i disagi dell'età scolastica, che sono tantissimi e che sono spesso trascurati. Quindi una comunicazione efficace riesce a ricostruire l'identità del soggetto, a dare una nuova immagine a quello che è il problema. Ma non c'è dubbio che la comunicazione efficace è al centro di ogni azione educativa, ma non solo, aggiungo anche di più, è al centro di ogni azione terapeutica. Cioè comunicazione, quando noi parliamo di comunicazione, ricordiamocelo sempre, intendiamo quando noi riusciamo a trasmettere un messaggio e farlo arrivare a buon fine. Cioè io parte da me un messaggio e deve arrivare a destinazione così come io l'ho inteso. Quando una comunicazione arriva a buon fine, questa si chiama comunicazione efficace ed è al centro di tutto, perché senza comunicazione efficace è difficile che si riesca a produrre cambiamenti, ma questo non solo nella scuola, nei rapporti interpersonali, con i bambini poi insomma questo diventa fondamentale. E, ieri sera facevo una considerazione, leggevo una cosa,
In una chiesa c'era una preghiera dove diceva a un certo punto il coraggio di comunicarci ciò che proviamo, ciò che sentiamo, il coraggio, cioè ponendo veramente al centro questa capacità che dovremmo avere di comunicare in maniera efficace, in maniera empatica, in maniera trasparente, cioè comunicare ciò che abbiamo dentro e non tenerci. Non dimentichiamo che anche nei disturbi alimentari una delle cause, uno dei fuochi centrali è proprio la rabbia contenuta dentro, tenuta dentro. Quindi, esprimere i propri sentimenti può che non può che giovare, diciamo. Tant'è vero che perché negli ultimi anni ci sono state delle opere interessanti sulla, ad esempio, l'intelligenza emotiva. Perché l'intelligenza emotiva è diventata al centro di molte discussioni degli ultimi anni? Perché si è capito che non basta solo l'intelligenza, quella razionale, per affrontare la vita. La vita va affrontata su due piani diversi, sia quello razionale ma anche quello emotivo. Quindi avere capacità di riconoscere le emozioni e di gestire l'emozione diventa fondamentale nella vita di ognuno di noi. Se vogliamo essere equilibrati dobbiamo avere questa capacità. Quindi avere e dobbiamo insegnarla, dobbiamo insegnare l'alfabeto emotivo. Io dico così, non è parola mia, è di Goleman, dove nel famoso libro di intelligenza emotiva ci parla di alfabetizzazione emotiva, di una popolazione che ormai, io dico, aggiungo di mio, che dopo 30 anni di televisione, dopo 30 anni di, insomma, di cultura abbastanza superficiale, si è persa veramente la capacità di emozionale, cioè non sappiamo più governare le emozioni. Quindi riuscire a usare una valenza empatica di fronte a soggetti che soffrono di bulimia e di anoressia può essere un valido strumento, sì, nel riuscire a adottare delle strategie di intervento. Assolutamente sì, perché una delle prime mosse terapeutiche che si fanno quando noi ci troviamo di fronte a persone che hanno disturbi del comportamento alimentare è quella di creare una situazione empatica, dove il soggetto deve sentirsi compreso profondamente nei propri sentimenti. E questa è una capacità fondamentale, perché una delle cose, diciamo una delle cose più delicate nel rapporto con, ad esempio, le anoressiche, è il fatto di non sentirsi giudicate. Quindi noi dobbiamo muoverci proprio in questo senso, riuscire ad essere empatici, affiancarli in questo stato di sofferenza, perché è uno stato di sofferenza, come abbiamo letto anche proprio esplicitamente in quella lettera, affiancarci, come dire, debbono sentirci vicini alle loro emozioni, senza giudicare. Questo diventa il primo approccio fondamentale, perché o si crea questa che noi chiamiamo l'alleanza terapeutica, o se no è difficile che si riesca a produrre un cambiamento nell'individuo. Anche questo dovrebbe magari essere utile ai genitori, cioè approcciarsi in maniera così leggera, cercando proprio di non giudicare o di non aggredire più che altro. Sì, noi chiediamo spesso anche ai genitori un po' come dire, il rivedere un po' certi loro atteggiamenti rispetto ai figli. Quando parlavamo prima di aspettative esagerate, no? Noi dobbiamo tenere conto di una cosa. Un bambino, faccio un esempio, un bambino della scuola elementare che percepisce che l'unico modo per essere accettato è quello di essere bravo, secondo le aspettative dei genitori, che lo vogliono a scuola, bravissimo. Ma se per un motivo o per un altro questo bambino non riesce ad essere bravissimo, cosa avviene? Lui si sente rifiutato, quindi non accettato, si sente un bambino cattivo. Quindi voi immaginate come comincia a strutturare la personalità di questo bambino. Da questo poi ne deriva che non c'è autostima, si porta dietro sensi di colpa e si struttura via via quelle caratteristiche di personalità che poi possono portare ai disturbi del comportamento alimentare o, in alcuni casi leggeri, all'alimentazione incontrollata. Quindi ha un rapporto col cibo che diventa più un rapporto di rabbia che un rapporto bello. Il cibo è piacere. Quindi da questo punto di vista bisogna stare molto attenti fin
dall'infanzia, perché i casi di anoressia possono venire anche nella prima infanzia o nella fanciullezza. Sì, ma quando abbiamo parlato di prevenzione, quando abbiamo parlato di scuole, eccetera, io mi riferivo ad esempio di attività fatte nelle scuole materne e nelle scuole elementari, con genitori e con i bambini, perché è lì che comincia a lavorare per prevenire. Se tu vuoi prevenire che un soggetto adulto abbia patologie, deve fare sì che cresca equilibrato e che quindi tutti i vari passaggi di sviluppo del bambino vengano fatti in serenità e positivamente, quindi deve lavorare nei bambini proprio per far sì che non si crei quel tipo di personalità che poi produce o comunque favorisce questo tipo di patologie. Anche il fatto che i mass media stanno proponendo, insomma, anche nelle pubblicità si vede molto spesso l'uso di modelle magrissime durante le passerelle, alcuni adottano proprio questi modelli che vengono proprio captati dagli adolescenti e quindi possono essere possono avere una visione distorta di questa immagine, come se magrezza fosse uguale, diciamo, a bellezza. Ma io devo dire che questo, a mio avviso, insomma, è parzialmente vero. Sì, è vero che sul piano, quando abbiamo citato i fattori, diciamo, socioculturali, abbiamo introdotto anche questo elemento, ho detto, no, questo continuo confrontarsi, immaginate un adolescente che cresce, che vede il corpo cambiare, che si vede i difetti, eccetera, e poi dall'altra parte nello specchio vede tutte queste modelle super magre, così può indurre allora dico che questo, perché dico parzialmente vero? Perché questo può accadere però se dietro c'è una personalità del tipo che abbiamo descritto. Cioè, se una ragazza è, diciamo, ha una personalità abbastanza equilibrata, eccetera, il fatto di avere come raffronto questo, sì, può produrre qualche problema, ma non certamente disturbi, cioè patologie di questo genere. Quindi io dico, il rischio è, ma anche nella discussione sociale dei mass media che si è fatta negli ultimi anni, c'è stato un po', come dire, hanno spostato l'attenzione, come se questo fosse il problema e la causa, come se eliminando le modelle magre noi avremmo risolto il problema, ma questo sappiamo benissimo che non è vero. Quindi è giusto dire che anche questa immagine, eccetera, però io mi soffermerei un attimo ad esempio sul fatto, perché dico i bambini piccoli, mi soffermerei sul fatto quando noi formiamo il cosiddetto io corpo. Voi sapete che quando i bambini nascono non hanno l'idea che c'è il corpo, non si percepiscono, no? Poi man mano che passano i mesi il bambino comincia a percepirsi, cioè si percepisce materialmente, da lì comincia un processo che porta alla immagine che noi abbiamo del nostro corpo, abbiamo un'immagine interiorizzata di noi stessi. Allora questa immagine corporea la diventa fondamentale dopo, perché se questa è distorta o se non viene formata in maniera adeguata, poi naturalmente entriamo in quel gioco dove poi sono soggetti a rischio di avere questo tipo di patologie. Quindi se noi riusciamo al bambino ad aiutarlo a crescere con un io forte, ma non solo l'io, diciamo, quello che intendiamo in senso, ma anche l'io corpo, allora riduciamo molto. Ecco la prevenzione. La prevenzione va fatta... Ma diciamo che questo può estendersi un po' a tutte le problematiche degli adulti. Io sono sempre dell'idea, un po' perché mi sono occupato da sempre, ma che l'infanzia è il periodo della vita dove noi poniamo le basi dell'adulto, e quindi è lì che andiamo a trovare le radici di tutti i problemi, ma è lì dove troviamo anche le risorse per essere sani. Prima parlavamo di bellezza intesa come corpo, parlavamo anche di insegnare ai bambini cos'è l'immagine dell'io corpo, si dovrebbe anche insegnare cos'è la bellezza di un tramonto, di un'alba o comunque quello che è la bellezza che ci circonda, per riuscire anche a allontanare quelli che sono i vari disturbi, dall'anoressia alla bulimia, che poi sono sempre fonti di paure, di inespressioni o anche accumuli di rabbia
come si vede nell'individuo bulimico che ingurgita, sia buffa di cibo, ecco. Sì, ma insomma, voglio dire, qui ci riferiamo alla dimensione estetica dell'uomo, no? Noi costruiamo, ognuno di noi costruisce una dimensione estetica, e anche qui lavorare sui bambini e aiutarli a crescere con una sana dimensione estetica, cioè riuscire a riconoscere il bello, questo diventa fondamentale in senso generale. Poi mi soffermerei su un particolare: non solo dobbiamo, come dire, favorire questo tipo di sensibilità, ma noi dobbiamo aiutarla a fare un'altra cosa che è fondamentale, che è quello di accettarsi e riconoscersi anche nei difetti. Nel periodo che io lavoravo a fianco di questo dietologo, ho avuto a che fare non solo con persone che erano bulimiche, con persone che facevano dieta, che erano sovrappeso e facevano dieta. Siccome spessissimo il sovrappeso deriva da cattive abitudini alimentari che hanno radici psicologiche, allora li mandava da me. Quando io lavoravo con questi soggetti, cercavo di fare una cosa fondamentale: fargli capire che la prima cosa da fare è accettarsi come persona. Quindi l'accettarsi come persona va al di là della propria conformazione fisica, dei propri difetti o meno, tenendo conto che la perfezione estetica ce l'hanno in pochi. La maggior parte abbiamo dei difetti, quindi dobbiamo vivere, convivere con questo, accettarli e capire che la bellezza non nasce solo da un fatto dell'estetica fisica, ma che la bellezza ha poi una sua accezione un po' più vasta. Quindi. Infatti in questi anni si è data sempre più importanza, diciamo, più al fisico che non al corpo, alla bellezza, alla cura del corpo, piuttosto che alla cura del sé, del proprio io. Eh sì, se non si cura l'anima si cura il corpo, cioè, nel senso che negli ultimi decenni si è andati verso questa direzione, fermo restando che curare il corpo è un atto di salute, è un atto di intelligenza, perché insomma, voglio dire, mantenersi anche fisicamente bene, eccetera, anche dal punto di vista estetico, non è che questo sia assolutamente negativo, ma questo deve essere fatto, come dire, in un contesto di serenità, in un contesto di, anche se volete, di allegria. Non può essere ricercata la bellezza estetica attraverso le punizioni, attraverso i sacrifici. Quei sacrifici che diceva la ragazza nella lettera, diceva: nessuno vuole fare sacrifici, cioè per essere magri, per essere belle esteticamente. Quindi riuscendo anche ad accettare che si può sbagliare di fronte a un iperperfezionismo. Sì, non solo si può sbagliare, si può non essere perfetti, ma capire che si può lavorare ad essere armonici. Essere armonici non vuol dire essere alto 1,80 m, avere le misure giuste, eccetera. Si può essere anche, voglio dire, avendo anche dei difetti fisici, cioè bisogna mettere in risalto, ecco questo che è mancato negli ultimi giorni, mettere in risalto la persona, l'anima più che il corpo. Poi il fatto che dobbiamo curare il corpo, questo è fuori discussione, ma purtroppo negli ultimi anni un po' ha preso il sopravvento questo tipo di atteggiamento, diciamo, edonistico, cioè dove addirittura la televisione ci ha un po' insegnato che addirittura l'essere belle fisicamente è un investimento, cioè si può diventare ricchi, non so. Cosa peraltro poi spesso non vera, ma insomma. È utile sicuramente far passare il messaggio che si può essere naturalmente anche delle persone valide pur essendo imperfette. No, non solo valide, io aggiungerei, si può essere anche belli. Io cito sempre, quando faccio questa discussione, cito un esempio che mi è rimasto sempre da quando ero bambino, no? Mi ricordo da bambino vidi un film, la prima volta vidi Barbara Streisand, che certo non possiamo dire che aveva un naso perfetto, insomma, no? Era assolutamente un difetto fisico, e quella è la dimostrazione come lei ne ha fatto invece un fatto di sensualità, quasi di bellezza. Barbara Streisand nella sua imperfezione era diciamo bella. Sì, sicuramente. Quindi, bene, ci fermiamo qua. Noi abbiamo concluso anche per oggi l'appuntamento con Psiche Dintorni.
Ci vediamo la prossima volta. Noi ringraziamo e salutiamo lo psicologo Sandro Tolitano. Da parte nostra è tutto, vi rimandiamo Grazie. Al prossimo appuntamento. Grazie a lei, Grazie. Arrivederci.